Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzi parleremo della nuova Fiat 500 elettrica. E allora, le caratteristiche di questa auto, ragazzi, tutta italiana, premetto di dire questo, non è prodotta in Polonia come la sorella, questa è totalmente prodotta a Torino. Allora, l'auto è bella, si presenta benissimo, elegante, stilosa. Il modello che abbiamo qui, come vedi, è il modello Cabrio, eccola qui, bella. E ragazzi, andiamo sulle caratteristiche, diciamo che valutando le dimensioni, valutando il modello, sono ottimali. Un pacco batterie da 42 kWh come stoccaggio di energia. Questo ti permette di avere circa 320 km nel circuito WLTP. E ragazzi, non sono poche, come non sono neanche tantissime. Un motore elettrico da 86 kW, 118 cavalli, 0-100 in circa 9 secondi. E per quanto riguarda le dimensioni, ragazzi, è poco più grande della sorella a motore endotermico. Guardala qui quanto è bella. Cerchi da 17, eccoli qua, cerchi in lega da 17, cappottina apribile tramite il tasto sul tetto della vettura. Questo è l'interno della vettura, finiture bellissime. Il display da 10.2 pollici ci permette di avere il Navi e ci permette di accedere a tante impostazioni della vettura stessa. Poi abbiamo il reparto di controllo del motore, abbiamo parking, retromarcia e poi abbiamo drive, ovviamente. Per quanto riguarda la ricarica, allora la 500e è compatibile con la ricarica fast, veloce, ricarica rapida. Infatti, come massimo, diciamo, di potenza di ricarica può arrivare a 85 kW. Riesce, ragazzi, a ricaricare in 5 minuti ben 50 km. Perciò, per chi aveva la paura di restare a piedi o per chi non ha la voglia di restare a ricaricare per ore, già dalla nuova 500 tutto cambia, ragazzi, tutto cambia, perché in 5 minuti, soli 5 minuti di ricarica veloce, avrai buoni 50 km ricaricati, che è già un bel passo avanti per la vettura piccola per quanto è. Qui, come vedi ragazzi, non è piccolo ma non è neanche grande, totalmente LED, anteriore, posteriore. Solo gli interni hanno lampade alogene. Non so perché, ragazzi, questi costruttori vanno a risparmio di pochi centesimi, perché per loro montare delle lampadine a bidacolo a LED quanto gli può costare? Un euro. Però la vettura è tutt'altra cosa, cioè fai un'auto, la metti, l'allestisci tutta full LED anteriore, full LED posteriore, e poi non vai a mettere LED anche internamente, non capisco io il motivo. Comunque va bene. Terzo stop superiore, il vano motore è simile sia per la versione cabrio sia per la versione, diciamo, standard, ed è questo qui. Batteria al piombo 12V 40Ah, e poi c'è tutto il comparto inverter, eccolo qui. Come prestazioni sorprende, perché sorprende,
perché ha uno 0-100 che per la categoria che è non è male. Il passo è 2,32 m, l'altezza 1,50 m, lunghezza 3,63 m e la larghezza, ragazzi, è 1,68 m. Ho la mascherina che mi cade ogni 2-3, ma comunque. Una chicca che mi è piaciuta tantissimo è questa sullo sportello. Per aprire e chiudere lo sportello da dentro basta pigiare qui il volante, eccolo qui, lo vedi, ha due razze come la vecchia appunto 500, perché diciamo che si sono basati tantissimo sullo stile della vecchia 500, che avete visto all'inizio del video anche qualche immagine di una vettura che era qui in concessionaria. Io comunque voglio ringraziare Sciotto Automobili che mi ha permesso appunto di fare il video sia su questo modello cabrio che sul modello coupé. Per quanto riguarda i cerchi Lega, in catalogo ce ne sono circa 4 modelli differenti, suddivisi tra il modello cabrio e il modello coupé. Questi originali che escono con la vettura sono molto molto carini. Hanno, eccolo qui come vedi, lo stemma 500 bicolore cromo nero lucido che mi piace tantissimo. E per quanto riguarda la qualità degli interni, ragazzi, non è male, anche se varia anche questa in base all'allestimento che vai a scegliere. C'è questo, eccolo qui, e poi dopo ti farò vedere anche l'altro sull'altra vettura coupé. Per quanto riguarda la comodità di seduta, il posto è ovviamente, ragazzi, è piccolina come vettura, eh? Questo resta, diciamo, nello standard come la sorella endotermico. Ragazzi, siamo a bordo della 500 elettrica coupé. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, guarda, guarda. Retrocamera adattiva con i sensori in base a come ruoti lo sterzo, le due linee guida si muovono, indicatori direzionali, eccolo qua, full LED, bell'effetto anche sotto nel frontale. Quello sotto, ragazzi, fa sia da freccia che da illuminazione bianca, abbagliante, anabbagliante e più tutto come diurno. Ragazzi, questo è il quadro principale della Fiat 500 elettrica. Come vedi c'è il display che ti indica che cosa? Ti indica i sensori. Ostacolo a destra, piano piano, come vedi? Ora rosso perché si sta avvicinando e ti bippa anche, ti fa diciamo un segnale acustico. Via retrocamera. I sensori sono sia dietro che avanti e anche qualcuno laterale. Ricarica è questa. Pigiamo e abbiamo i due connettori per ricaricare l'auto. Ti faccio vedere il cavo in dotazione. E qui abbiamo sciuco, eccolo qui, sarà all'incirca un 4 metri, con il trasformatorino, eccolo qua, originale 500, e questa è la presa di ricarica per la nostra auto. Questa la vai a mettere per esempio in garage su una normalissima asciugo, IP44,
e niente, la lasci a caricare. Per quanto riguarda l'auto, la puoi ricaricare anche nelle colonnine, ovviamente, centri commerciali in città. Come abbiamo già detto, è compatibile con la ricarica veloce. Questo vuol dire che in 5 minuti, ripeto, riesce a ricaricare anche 50 km, però non ovviamente dall'appartamento, solo ed esclusivamente dalle colonnine che sono compatibili con questa ricarica veloce. La forma del faro, ragazzi, questo realmente sembra un sopracciglio, l'occhio, e poi abbiamo sotto l'altra. Si autofrena, quando lasci l'acceleratore l'auto frena in maniera istantanea. Via con la retro. Acceleratore progressivo e andiamo a fondo, via. Wow! Questa Fiat 500 è completamente connessa, possiede dentro una SIM dati che ha uno di interfaccia con un'applicazione remota, perciò tu diciamo da casa potrai andare a sapere sempre dov'è la tua vettura. In più, determinate impostazioni della vettura stessa potrai andarli a settare tramite lo smartphone. In più, l'hotspot interno, grazie appunto a questa SIM dati, ti permetterà di connettere fino a 4 dispositivi, che siano smartphone, che siano tablet, che siano computer. Comunque avrai internet, ragazzi, sempre disponibile. Per questo video, ragazzi, è tutto. Spero ti sia piaciuto. Mi raccomando, iscriviti al canale Fox Tech Channel e al prossimo video.